È venuto, ci ha intervistato. Se avessimo saputo che era così bravo e così accurato e che davvero ascoltava quello che gli stavamo dicendo, cosa a cui non sempre siamo abituati, gli avremmo detto anche altre cose. Quindi io ho un unico rammarico, lo dico a loro, è che quando Matteo è venuto qui non gli ho detto, non gli ho fatto nessun cenno alla figura di Nanni Savio, il nostro fondatore. E quindi lui ha scritto in base a ciò. E questo è un mio rammarico, perché c'è il nome di altre persone, c'è Piercarlo, ci sono io e non c'è Nanni, e questo un po' mi dispiace perché avrebbe meritato, ma andiamo avanti, ci saranno altre occasioni purtroppo. Matteo ci ha fatto un bel regalo con questo libro dedicato alle pratiche del pacifismo. Nella introduzione lui parte da una sorta di piccola biografia, autobiografia, cioè racconta un po', diciamo, le motivazioni personali che lo hanno portato a fare. Diciamo a pensare a un'impresa di questo tipo, e poi si porta sull'attualità, cioè ci sono delle ragioni personali, ma c'è anche un'attualità, quella che abbiamo visto da quando è scoppiato il conflitto, della polarizzazione, del tacitare qualunque forma di obiezione all'inneggiare, al militarismo, alla guerra, alla battaglia come soluzione unica, giusta, onesta, eccetera. C'è, fra le tante che lui cita, c'è un passaggio in cui il giornalista Rampini, vero si chiama, quando parla del Papa, dice che avere una posizione in cui mettere insieme diciamo, le vittime ucraine, le vittime russe, dice, è immobile. Questo per quello che diciamo, possiamo dire dell'introduzione di questo libro. E poi cosa fa il libro? Il libro parte cioè, rappresenta, fa un riassunto anche un po' della storia del pacifismo. Io vi leggo intanto i nomi dei capitoli, che è già sufficiente. Cioè, pacifismo alle radici di un'idea, e quindi parte dai movimenti socialisti, internazionalisti, quelli che probabilmente, no, perché noi ci siamo anche interrogati molto sulla origine del titolo Guerra alla guerra. Qualcuno ci diceva che era una frase papalina, altri ci dicevano che è ancora più vecchia, è una frase invece proprio del socialismo, dove l'idea dell'unità del proletariato ha un significato antimilitarista particolare, cioè non è soltanto non c'è un antimilitarismo assoluto, ma c'è un antimilitarismo legato a una lotta che non fa distinzioni di classe, no? Che vede gli schieramenti da una parte e dall'altra come univoci, due blocchi che si scontrano, e quando invece sappiamo benissimo che le carneficine avvengono sempre e soprattutto su alcuni strati della popolazione. Forse se riusciamo, si sente, funziona così, lo so, sto facendo, questo è il nostro agire. E quindi io non so che posizione abbia Matteo, poi glielo chiederemo, no? Perché questo è un resoconto, come ci dicevamo, giornalistico della situazione, che però ha degli spunti importanti, attuali. Non c'è scritto che lui è necessariamente un pacifista. Lui fa un'analisi della situazione, la inquadra, e io credo, come dicevamo, cioè fra i capitoli più importanti per noi. Devo leggere i capitoli, date pazienza, ma sono talmente disordinato che. Allora, pacifismo alle radici di un'idea, l'utopia concreta, e qui parla della rete italiana pace e disarmo, lo studio come forma di lotta. La rete italiana pace e disarmo sappiamo che realtà complessa e bella e profonda rappresenti. Costruire ponti, una serie di casi studio, chiamiamoli così, l'esperienza di un ponte aereo. La disciplina non violenta, da Aldo Capitini a Gandhi, l'attualità del movimento non violento. Un ideale in cammino, non solo un rito. La marcia per Luigi Assisi, il tavolo della pace. Io parlo a una platea che queste cose credo le conosca, non vorrei. Però, con tutte le distinzioni che ci sono nel mondo pacifista, perché poi, come sappiamo, ognuno ha una sua specificità, il tavolo della pace ha difficoltà, e la rete italiana di pace e disarmo hanno difficoltà, insomma, a interloquire, a mettersi d'accordo, a partecipare.
cose non banali. Capitolo sesto è Pace Partigiano, no? Quello che parla dell'ANPI, di Bruno Segre, del Centro Studi Sereno Regis, e parla della resistenza, e questo è il motivo per cui questa presentazione è inserita nell'elenco di quelle che il Comune di Torino ha messo per, ha organizzato, insomma, ha raccolto per la festa della liberazione che ci sarà fra pochi giorni. Siamo al 78esimo, giusto? 78esimo. La coerenza della pace con l'esempio di Emergency, la guerra nelle parole, c'è cioè un'analisi appunto del dibattito, del livello del dibattito, nonostante il dolore. Qua c'è una frase che io vorrei riprendere perché racconta la memoria di Edith Brooke, che era un'ebrea ungherese che è stata internata giovanissima e che lui è andato a intervistare a Roma, e poi la pace di Francesco. E scusate se è poco come panorama. Non voglio dilungarmi, però un punto, magari poi qualche domanda la facciamo direttamente a Matteo, che abbiamo il piacere e che ringraziamo perché ha una disponibilità che ci ha dimostrato più volte ad interloquire. E il capitolo sulla pace partigiana a me sembra il più rilevante per noi e per il momento storico. Matteo, nella sua analisi, fa diciamo, parte anche qui dallo scandalo che ha fatto la presa di posizione dell'ANPI quando si è dichiarata contraria all'invio delle armi. È sembrata uno scandalo. E lui fa molto banalmente, in un passaggio, come posso dire, quasi banale, è andato a rivedere le tessere dell'ANPI nel corso di pagina 84, dovrebbe essere, sono quasi a memoria. Studiamo. Ma perché siamo noi, secondo voi? Cioè, voglio dire, se poi parli... La mia me l'hanno appena rubata sul tram. Purtroppo sì. Anche la tessera dell'ANPI. Comunque, lui va semplicemente a fare un'analisi di cosa ci c'era riportato sulle tessere dell'ANPI. È un'operazione di archivio. Noi stessi sappiamo quanto è importante andare a prendere i vecchi manifesti e vedere come anche solo l'iconografia rispetto ad un valore cambia. La Fondazione Micheletti fece una bellissima carrellata dei manifesti del primo maggio, che passavano nel primo dopoguerra con il lavoratore, poi la figura della donna, poi altre cose. Sono, come posso dire, iconografie importanti. E fa notare nel 52 due mani sorreggono l'asta tricolore per la pace e l'indipendenza. Nel 62 c'è scritto la resistenza per il disarmo e la libertà di tutti i popoli. Nel 68 ospita l'articolo 11 della Costituzione. Ci sono due occasioni, perché me le sono andate a rivedere pure io, ci sono due occasioni in cui compare l'articolo 11. Nell'82 sopra un campo di fiori è raffigurato il tricolore con su scritto disarmo per la pace. Nell'88 i colori dell'arcobaleno, nell'89 per un'Europa costruttrice di pace e di progresso, e nel 95 democrazia, libertà, giustizia e pace. Perché ci teniamo a sottolineare questo aspetto? Perché a noi sembra naturale che il movimento partigiano per la liberazione, smessa la lotta, smessa l'emergenza, abbia cominciato a sviluppare una sua evoluzione teorica, politica, pratica, verso le necessità e la pace, la costruzione del solidarismo. Ce n'è anche una in cui ci sono tutte le bandiere europee di queste icone. E, come posso dire, la tendenza, se non forse il presupposto che c'era la guerra di liberazione, che poi nell'emergenza si è ritrovata a combattere, io dico, in parte con le armi. Perché la guerra armata di liberazione certo che c'è stata, però se andiamo a vedere e se andiamo anche a sentire dei giudizi, voi sapete meglio di me che su questo libro, in cui si fa un'analisi delle lotte, dice, non violente, la Cenowe classifica la guerra partigiana, cioè la lotta partigiana violenta, la classifica come fallimentare. Perché in realtà sappiamo che c'è stato moltissimo di più. Quello che
E sei tu che fai, lo hai chiamato matriarcato, come l'hai chiamato? Aspetta, maternage di massa, certo. Maternage, è tua, però qua dentro. Era una citazione, però sì, sì. Ok, è di Anna Bravo, Anna Bravo era una nostra amica. Maternage di massa, c'è questo popolo che attraverso mille modi diversi fa questa enorme... Allora, se ci confrontiamo su questo... Secondo me comprendiamo che l'importanza, il significato più profondo della guerra partigiana sta nella vittoria di tipo politico e culturale, più che in quella sul campo che oggettivamente è difficile da affermare. Ecco, questa evoluzione, l'ho detto prima all'apertura della Scuola per la Pace, fa da contraltare a un immobilismo di pensiero militarista o legato, come vediamo adesso, a certi tipi di disvalori che a mio avviso diciamo un po' modificarsi nelle forme, nelle espressioni, ma poi ritorna sempre e soltanto su alcuni concetti statici, dinamici, cioè di dinamico non c'è nulla, c'è la volontà di concretizzare un ipotetico stato di perfezione, come ho citato prima una frase del dialogo sui massimi sistemi di Galileo, no? Che partendo dalla visione delle montagne della Luna, cioè delle imperfezioni di un mondo che si credeva perfetto, arriva a fare la sua concezione del mondo e si scaglia contro invece coloro che vogliono un immobilismo e pretendono che quello sia la perfezione del tutto. Non mi addentro nei particolari, forse una frase la usiamo. La frase di Edith Bruth vale la pena di riprenderla perché la rimando a Matteo perché mi sembra condivisibile e soprattutto anche di una grande sofferenza, però un punto di vista eccezionale. Ecco, di tutta l'intervista che lui fa ad Edith Bruth, questa ragazzina tredicenne si trova in un campo di concentramento nuda, schernita dai militari tedeschi e la madre è finita nel forno crematorio, il padre non più tornato e lei dice, cito solo questo e poi finalmente lascio la parola a Matteo: ricordo questi ragazzi della gioventù hitleriana alla finestra, noi eravamo nude, spogliate in un piazzale, raccoglievano la saliva nella bocca, tanta, con la faccia beffarda ridacchiavano, poi ci sputavano addosso mirando alle parti intime. Rammento lucidamente che non provavo alcuna vergogna per trovarmi lì senza nulla addosso, mentre loro mi facevano una pena enorme. Non avevo odio verso di loro, ho capito che erano stati disumanizzati, privati di una coscienza e della loro minima umanità. Grazie di questa testimonianza, Matteo. Allora, ti lascio la parola così puoi correggermi e aggiungere un po'. Grazie dell'invito, sono molto contento perché questo libro è frutto di un viaggio in vari luoghi e anche questo luogo mi ha ospitato e mi ha dato l'opportunità di conoscere cose che non sapevo, quindi per me stesso penso che per ogni giornalista la cosa più bella, più importante sia poter raccontare cose che prima non conoscevo. Nell'introduzione io racconto che nel corso della mia vita ero sceso in piazza tante volte per la pace, ma non mi ero mai davvero soffermato su cosa volesse significare nel vero senso della parola, perché faceva parte un po' della mia formazione familiare, ero stato obiettore di coscienza, tra l'altro uno degli ultimi, l'ultimo anno che la leva dell'84 è stata l'ultima, io mi ero scordato di fare il rinvio militare e quindi ho dovuto fare poi l'obiezione di coscienza e il servizio civile, però era una scelta legata appunto a valori familiari che però non avevo mai personalmente approfondito troppo, ero un pacifista così da manifestazione. E quindi questo libro mi ha dato l'opportunità invece di entrare in contatto con la praticità del fare pace e del perseguire politiche di pace. Quindi è stata una scoperta per me stesso in primis. E come nasce il libro, lo diceva Enzo prima, nasce da un dibattito
finto che noi abbiamo visto e continuiamo a vedere un po' a livello pubblico in questi mesi, da quando è scoppiata la guerra, un dibattito finto perché c'erano due posizioni polarizzate e tu dovevi per forza stare o di qui o di là. Sono due posizioni finte, almeno vere, ma senza tenere in considerazione tutta una cultura politica molto complessa, fatta di persone che io ho scoperto non hanno mai la risposta esatta ai problemi. Il pacifista, il non violento, l'antimilitarista non sa mai darti davvero la risposta su come si risolva un problema, perché è un lavoro di critica e di ricerca molto complesso. E banalizzare tutto quel mondo, tutto quel brodo culturale fatto di culture veramente politiche diverse, e volerlo per forza schiacciare su un cosiddetto putinismo, filo putinismo, consapevole o inconsapevole, a me sembrava veramente una bestemmia. E dall'altro lato però c'era la certezza, la sicumera, che l'unico modo per affrontare questo conflitto fosse inviare armi, inviare armi, inviare armi, aumentare la produzione militare. E quindi c'era qualcosa che non funzionava, vedevo proprio dimenticato e abbandonato a se stesso un dibattito che io ricordavo invece in passato c'era stato. E anche quel voler dire pacifisti non ci sono più, ormai non fanno più niente, ma dove sono i pacifisti? Anche quello poi andando a vedere era falso anche quello. Certo, non ci sono più state manifestazioni oceaniche come negli anni passati, come poteva essere accaduto 20 anni fa, però in realtà c'erano delle collettività a livello soprattutto territoriale che facevano e continuano a fare delle cose, non solo a livello di enunciazione, ma anche a livello pratico. E allora, ad esempio, perché sui giornali, perché in televisione non si era mai parlato, non si parlava delle varie carovane della pace che erano state fatte e che continuano ad essere fatte in questi mesi? Perché? Perché non erano funzionali a questo dibattito finto, per cui davvero trovavi in televisione il putinista o colui che in maniera critica replicava una propaganda in un altro verso. A me, io di tutto questo mi viene sempre da pensare o da citare Alessandro Orsini. Allora, perché da una parte dovevo trovarmi Orsini e dall'altra mi dovevo trovare Rampini, Gramellini e compagnia cantando? Per cui avevi queste due posizioni, o il filo russo o quello che armi, 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 perché è l'unico modo per risolvere il conflitto. E quindi nasce questo libro. Il sottotitolo è Guida alle idee e alle pratiche del pacifismo italiano. A me piace molto l'accento sulle pratiche, cioè l'idea che essere pacifisti, antimilitaristi, non violenti, noi diciamo pacifismo per un po' semplificare, no? Il dibattito, però non fosse qualcosa di statico o qualcosa così, una dichiarazione pubblica di buoni sentimenti che nasce e muore lì. No, il pacifismo è una forma di lotta, è una lotta affinché i conflitti che naturalmente ci sono all'interno della società e all'interno di stati e di culture, di realtà diverse, fossero risolti in maniera diversa. Era questa un po' la chiave del pacifismo. Il pacifista prende posizione, ha un'idea ben precisa sulla società, sui conflitti, sulle differenze di potere che ci sono all'interno della società, ma non si gira dall'altra parte, non è pacifista perché non vuole rotture di palle, è pacifista perché pensa che la sua posizione, la sua lotta contro le disuguaglianze debba essere fatta in maniera sostanzialmente non violenta o comunque utilizzando metodi diversi rispetto a quelli che noi nel corso della storia molto spesso l'uomo è stato abituato a fare. E questa idea delle pratiche è secondo me un po' la chiave anche comunicativa, che questo mondo molto diverso, con sensibilità diverse, appunto ci sono i cattolici, lo saprete meglio di me, ci sono i cattolici, ci sono il mondo laico più di sinistra e per certi versi anche più radicale, mettiamola così. C'è la cultura valdese, c'è la cultura protestante che è stata fondamentale, c'è l'ambientalismo, c'è il femminismo, ci sono
varie culture, però appunto l'idea della quotidianità e del fare delle cose è quella che secondo me è quella che dovremmo riuscire a far passare. Perché se riduciamo il mondo pacifista alla macchiettizzazione che fanno, ovvero il pacifista è quello che si gira dall'altra parte, mentre stai qui a dire le tue cose, lì i russi massacrano bambini, da quello schema narrativo uscirai sempre sconfitto. Se invece tu dai la dimostrazione di saper fare delle cose e di andarle a fare con coerenza, mettendoci anche il tuo corpo, la tua soggettività, allora lì cambia, perché spunti quest'arma retorica. Allora le esperienze della carovana sono molto belle in questo senso, perché tu nel mentre dichiari un principio molto alto e molto giusto, qual è la pace, qual è la guerra, citando il titolo che non piaceva a Peretti, ma che lo capisco perché può essere un controsenso, però nel fare questo tu vai innanzitutto a dare un aiuto, un sostegno non solo, diciamo, materiale, ma anche umano, sentimentale, alle vittime del conflitto, e ci vai mettendoci il tuo tempo e il tuo corpo. E allora quando all'ultima carovana che eravamo collegati facevamo questa riflessione, probabilmente fare un camion e mandare tutto insieme, si sarebbe tutti speso molti meno soldi e tutti avrebbero fatto meno fatica, e la roba gli arrivava lo stesso. Ma il senso non era solo mandare 50 tonnellate, era andare lì, tu, col tuo tempo e il tuo corpo, andare lì insieme a loro dove cadono le bombe, ci stai anche te insieme a loro. E quella è la differenza dell'agire e di una pratica pacifista. E penso io quello che, attraverso questa esperienza, attraverso i vari colloqui che poi troverete nel libro, la cosa secondo me più convincente è l'idea che funzioni, che possa funzionare, che tu possa davvero attraverso questa pratica modificare il corso delle cose. Noi ovviamente siamo abituati a ragionare in termini molto... il tempo per noi, la nostra vita, 70-80 anni, ragioniamo entro con l'arco temporale, ma io ho anche riflettuto sul fatto che la storia, diciamo, per come la conosciamo, ha 6.000 anni, il pensiero pacifista quanti anni ha? 200 anni? 300, se vogliamo parlare di Kant, ma a livello pubblico, davvero, come cultura politica, quanti anni ha? È molto giovane. E allora io sono convinto che, così come oggi gran parte del nostro mondo considera la schiavitù qualcosa di... che esiste purtroppo, ma qualcosa di disdicevole, qualcosa che ci scandalizza, probabilmente attraverso questa cultura e queste pratiche, tra un po' di tempo anche la guerra sarà qualcosa di assolutamente sconveniente. Allora c'è questa frase di Danilo Dolci che a me piace tantissimo, perché è esattamente questo concetto. Quando lui diceva in questo libro del 54, quando la persuasione che la guerra è una follia sarà penetrata nelle coscienze, è evidente che i provocatori di guerra, gli apportatori della morte, saranno messi in condizioni di non nuocere, in amorevoli luoghi di cura, come un pericolo per la società. Ecco, siccome invece nel dibattito pubblico quelli che godono quasi in questa idea, mandiamo le armi, scoppia il ponte in Crimea, che bello, che sono termini, diciamo, nel dibattito che avvelenano il nostro dibattito, sono inquietanti. Nel libro cito, non so se voi lo ricordate, visto che siete di Torino, La Stampa, un editoriale in prima pagina di Feltri, il titolo era Qui curva sud, e praticamente lui diceva: io tifo per l'Ucraina come se fossi in curva a tifare per il Toro, faccio un tifo sfegatato. È un linguaggio inquietante. Ecco, io spero che in un futuro le persone che ragionano così e parlano di guerra in questi termini siano rinchiusi in amorevoli luoghi di cura e considerati dei pazzi, e non il sottoscritto additato, sottoscritto o noi additati appunto come le anime belle che di fondo non capiscono niente. Ecco, noi dobbiamo ribaltare questa narrazione e dimostrare attraverso parole e opere
la capacità e la forza del pensiero pacifista, non violento e antimilitarista. Enrico? Sì. Chiedo Enrico, Angelo, cioè, secondo te da quanti anni c'è il pensiero pacifista? Scusami.